in Fiera del Levante assieme Galle e Peace Link nel presentare la convergenza tra Green Road e Green Tour. Nella sua relazione Francesco Donatelli per il GAL Colline Ioniche ha affermato: un territorio che punti ad un'aria di qualità è possibile. Nei parchi come nei centri storici si possono raggiungere eccellenti standard di qualità. Questo è lo spirito del Green Tour, un progetto che prevede un efficiente sistema di raccolta, elaborazione, diffusione e georeferenzazione dei dati ambientali sulla qualità dell'aria. Ma ieri si è parlato, e non potevano farne a meno, di ILVA e dei dati che riguardano le emissioni di IPA che il presidente di PSLink Alessandro Marescotti ha definito allarmanti. PSLink per molto tempo è stata l'ecosentinella insieme a tante persone che hanno scattato foto, che hanno sollevato il problema, è stata l'ecosentinella che ha cercato di misurare scientificamente con un'apposita attrezzatura che poi ha tecnologia identica a quella dell'ARPA gli inquinanti cancerogeni. Questi inquinanti cancerogeni sono particolarmente preoccupanti, si chiamano idrocarburi policiclici aromatici. Questa tecnologia che oggi noi presentiamo alla Fiera del Levante insieme al libro Zero IPA è una tecnologia che ci permette di fare la mappa della qualità dell'aria. Non tutte le realtà dove siamo andati sono inquinate, anzi vi sono punti in cui la qualità dell'aria è buona e anche eccellente. Questo connubio che stiamo per celebrare, quasi un matrimonio con PSLink, rafforza ancora di più questo aspetto, perché ci mette nelle condizioni non solo di presentare un nuovo modello di sviluppo che è basato appunto sulla ecosostenibilità, ma addirittura viene certificato scientificamente, per cui è un ulteriore valore aggiunto per il territorio. Unire la Green Road al Green Tour mi è sembrato un matrimonio naturale, perché davvero ne condividiamo assolutamente i principi, ne condividiamo gli obiettivi, e allora noi abbiamo riqualificato questa direttrice turistica pensando alle masserie, pensando ovviamente alla mobilità, ma soprattutto dobbiamo pensare anche all'aria, e quindi il nostro progetto anche Green Road On Air è stato premiato ad Expo come una best practice di valutazione e di miglioramento della qualità della vita. Quindi noi dobbiamo conoscere la nostra anche situazione ambientale, ma soprattutto dobbiamo sforzarci di migliorarle. Dunque le problematiche del territorio permangono, ma c'è un atteggiamento diverso nei confronti delle prerogative assolutamente importanti dal punto di vista ambientale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Io ho una connessione con molte sentinelle ambientali, social network, che mi avevano avvisato poi dei dati che adesso Alessandro Marescotti mi ha trasmesso, che sono dell'ARPA e che danno un picco IPAM piuttosto elevato, e quindi è evidente che la situazione continua a preoccuparmi moltissimo. E naturalmente non vorrei che, a fronte di tante parole, tutta la vicenda dell'ILVA non approdi a nessuna conclusione. Ecco, questo è il mio timore, e ovviamente continuerò a sollecitare i commissari e il governo perché ci chiariscano quale sarà l'esito di tutta questa storia, che rischia di farci spendere tanto denaro per tentare una riambientalizzazione che potrebbe non funzionare, e peggio ancora addirittura mettere fuori mercato la fabbrica per eccesso di costo. Insomma, noi abbiamo bisogno di chiarezze in questo momento. Viviamo all'esterno della fabbrica senza avere informazioni.